Proviamo un attimo a riflettere insieme sulla situazione, così cerchiamo di capire anche perché 9 giornalisti siciliani, un napoletano, sono stati uccisi dalla mafia: Giancarlo Siani, Pippo Pava, Beppe Alfano, Rostagno, Impastato, De Mauro, Francese. E perché oggi, alla soglia del 2010, secondo la Federazione Nazionale della Stampa, ci sono più di 200 giornalisti negli ultimi 2 anni minacciati dalla criminalità organizzata. Proprio stavo riflettendo in questo tavolo, su questa, tra questo lato, diciamo, della sala c'è Lirio, e Lirio sapete che è stato minacciato. C'è Ingroia, vabbè, Ingroia fa il magistrato e sappiamo il livello, il suo livello di niente, di minacce, insomma. Poi c'è Giuseppe. Giuseppe è un collega calabrese, scrive per un giornale locale, Il Quotidiano di Calabria, poi fa le sue corrispondenze per Repubblica da Reggio Calabria, e anche Giuseppe ha ricevuto un proiettile. Poi io penso a José Trovato, che è un altro collega di una piccola emittente siciliana. Insomma, ci sono tantissimi giornalisti minacciati. Perché? Ma la considerazione iniziale è che la mafia, per fare i suoi affari, ha bisogno del silenzio. Poi ce lo dirà meglio anche Antonio Ingroia. La mafia è un'organizzazione segreta che ha un solo scopo, che è quella di fare affari. Poi c'è all'interno della mafia, io considero mafia la 'ndrangheta, do questa la camorra, poi c'è Cosa Nostra e gli sviluppi delle indagini di questi mesi, le vicende, stavo leggendo ora Repubblica Online che ci sono sviluppi nella inchiesta sulla Daura di cui ci siamo occupati ieri come anno zero, ci sono degli indagati, si parla di servizi segreti, deviati e così via. E Cosa Nostra, la sua essenza e il suo rapporto con la politica, con gli affari. Senza la politica non esiste Cosa Nostra. Ebbene, per delinquere c'è bisogno di silenzio. E questi nomi di questi colleghi che sono stati uccisi è perché evidentemente per loro, come per Pippo Fava, a cui è intitolato questo premio, c'è il diritto della parola, che è l'opposto del silenzio della mafia. La mafia più si inabissa e più fa affari. Poi certo, possiamo considerare Cosa Nostra come un livello un attimo diverso della concezione, diciamo, dell'associazione mafiosa per delinquere, dell'organizzazione criminale. Io sono rimasto colpito quando a Torino, all'udienza del processo dell'Utri d'appello, si presenta Gaspare Spatuzza, e noi che per tante volte siamo stati testimoni di questi processi, dove i pentiti iniziavano dicendo sì, ho fatto parte di Cosa Nostra dal 1900 al 1900, per la prima volta Gaspare Spatuzza dice sì, ho fatto parte dell'organizzazione terroristica mafiosa. È un po' che a segnare un attimo il livello di svolta e di conoscenza di oggi e di ipotesi, di indagini, ci dicono il livello, rivisitando anche le stragi, le terribili stragi del 92 e del 93. E la nostra, questi colleghi che sono morti nel sud perché c'erano le mafie, sono gli stessi colleghi che volevano e hanno difeso con la vita l'articolo 21 della nostra Costituzione, che è il diritto di informare, e noi abbiamo il diritto di informare e voi cittadini avete il diritto di essere informati. E quando hai a che fare con organizzazioni che usano violenza per esistere, intimidazione,
che eliminano il mercato, non possono vivere in un mercato gli imprenditori mafiosi. Allora è chiaro che chi opera in quei territori e racconta per informare i cittadini di quei territori, si rischia la vita, si rischia l'intimidazione. E io dico sempre che per me Pippo Pava l'insegnamento è quello di avere la schiena dritta. In altre parti dell'Italia, del nostro paese, si può essere licenziati per avere e per cercare di essere indipendenti e avere la schiena dritta. In altri paesi, in altre parti del nostro territorio, si muore oppure si è minacciati con questo commercio di proiettili di tutte le taglie, di tutte le misure, dalle armi da guerra alle Colt, alle pistole che girano in queste buste e che arrivano. E il messaggio è sempre lo stesso, quello dell'intimidazione. L'intimidazione perché ci si rende conto che la parola è forte, che la cittadinanza informata è la cittadinanza che resiste e che contrasta l'organizzazione mafiosa, è quella che se prende coscienza non va a votare più per il politico come ti chiede il capo mandamento, il picciotto e il controllo, cioè, dell'organizzazione mafiosa sul territorio. Per cui è ovvio che l'informazione fa paura alle organizzazioni mafiose. E noi stiamo vedendo il ruolo dell'informazione quando abbiamo un'informazione indipendente che sta sui fatti, che racconta. La vicenda di questa stagione di grandi novità, dopo questi 17-18 anni di silenzio, certo, ci sono stati e ci sono dei magistrati che hanno continuato anche loro, nonostante tutti gli attacchi, nonostante questa delegittimazione continua da parte della politica a fare il loro mestiere. Domani noi premieremo, certo, Antonio Ingroia, ma premieremo un giudice che credo che sia la prima volta che parli pubblicamente e che riceva un premio. Uno di quei giudici silenziosi, tra l'altro proprio per il ruolo che riveste, che è quello del GIP. Il GIP è il giudice che deve essere solo, di Caltanissetta, e anche lui minacciato da Cosa Nostra. Noi premieremo questo magistrato perché anche lui, a modo suo, facendo questo suo lavoro, ma lo vedrete, è una persona che rispetta le istituzioni, lo senti proprio come una figura che dovrebbe essere la normalità. Ma noi stiamo vivendo questa fase dove di normalità ce n'è pochissima. Stiamo scoprendo oggi, a 18 anni dalle stragi del 92 e del 93, che evidentemente abbiamo avuto a che fare con una strategia politica. C'è stata una strategia politica nell'attuazione, diciamo, nell'essere i mandanti di quello che poi hanno materialmente eseguito le stragi. Con la Daura sappiamo addirittura di un ruolo attivo nella Daura dei cosiddetti personaggi dei servizi segreti deviati. Si dice deviati, ma poi fino a che punto deviati non lo so. Però quello che voglio dire è che in questo periodo, appunto, un gruppo di giornalisti hanno raccontato e sono stati anche di aiuto alle indagini. Ad anno zero c'è stato l'outing di Claudio Martelli, che certo ha sentito, lui dice, ha sentito Ciancimino, Massimo Ciancimino, quello che riportavano i giornali, e si è ricordato che in un momento cruciale di quell'estate del 92, prima dell'attentato di Via D'Amelio, in realtà c'era questo gruppo di carabinieri che aveva fatto delle richieste. Ora qui non è che dobbiamo parlare di questo, tra l'altro metteremo in imbarazzo
Antonio Ingroia, però ho fatto questi esempi perché riportano un po' al tema. La mafia ha paura dell'informazione e soprattutto, poi certo, ha paura soprattutto dei magistrati. Ha paura dell'informazione perché teme dall'informazione. Se tu non fai informazione, la mafia sta tranquilla, no? Se non scopri gli altarini, certo, li possono scoprire i magistrati. Ma quando c'è una campagna di delegittimazione così costante e continua sui magistrati, quando i politici approvano una serie di leggi, come per esempio le intercettazioni telefoniche che stanno per approvare, beh, puoi sempre avere i magistrati indipendenti e autonomi, ma saranno provvisti delle loro armi, che sono quelle di applicare le leggi. Se la legge oggi ti vieta di fare le indagini, e su questo Antonio Ingroia, che ha scritto uno straordinario libro, proprio quello sulle intercettazioni, ci dirà meglio. Noi oggi corriamo il rischio di non poter più informare e soprattutto da parte dei magistrati di non poter più fare le indagini.